uno. Allora, adesso abbiamo un katana, di 3 metri di apertura alare con un motore 220 centimetri cubici. Matt Fly, che è qui con noi quest'anno. Ecco, Andrea Bramante con il suo Baroterm katana. Ancora. Poi c'è ancora Volare RC. Il signor Fagioli all'interno, tutti degli hangar, andate a trovarli. Poi X3Model, X-Fire, X3Model è presente solo il papà oggi. Fly Model Component, il team. Poi dopo faccio un giro, se ho dimenticato qualcuno mi scuso, dopo ripeterò ancora perché grazie a loro abbiamo potuto fare questa fantastica manifestazione. Allora, Andrea Bramante che si è presentato con questo katana di 3 metri. Sì, ospite anche lui quest'anno per la prima volta del Selli con questo 3 metri motore quadricilindrico a benzina 220 centimetri cubici. Naturalmente è quasi inutile dire che il katana della splendida Save Art, del famosissimo Sebastiano Silvestri, aeroplano riuscitissimo e serie di aeroplani riuscitissimi, grande campione internazionale Silvestri. Oggi abbiamo per i suoi colori Andrea Bramante, che con questa splendida macchina, che è il katana di 3 metri di apertura alare, siamo intorno ai 20-22 kg di peso, qui dietro nel parterre abbiamo tutti i frequentanti, i piloti dell'F3A, Stefano poi nel parterre, esatto, grande, tutti i nostri piloti da gara F3A, F3AX, nonché uomini della notte. Sì, devo dire che abbiamo delle medaglie d'oro oggi sì, ci sono tanti campioni italiani venuti a trovarci in questa splendida manifestazione. Ho presentato prima Marco Valiera. Ecco, guardate intanto il katana effetto paracadutato qui davanti in torque roll. Per chi vuole fare delle foto, questo è il momento. Ecco, l'applauso se vogliamo farlo comunque, perché le manovre sempre impegnative portano a questi piloti acrobatici a portare all'estremo la macchina. Guardate, volo rovesciato. Mentre Stefano, qui abbiamo Andrea Sasso Stone che dà i primi segni di squilibrio mentale dopo la brava serata di ieri. Chiamala pure notte brava. Ecco, guardate la presentazione in volo rovesciato di questa splendida macchina, una sequenza di tonneau e adesso una leggera discesa, guardate. Guardate la potenza che ha di salita di questa splendida macchina. Abbiamo circa 25 cavalli di potenza, Gianni. Chissà che bollo paga l'amico Bramante, no, vedi che il papà. Di sicuro una cosa è certa, con un motore così va anche in volo una persona. Sì, è vero, è vero. Tassa di proprietà che si aggira intorno ai 350 euro di più, 600 euro di canone annuo. Ecco il saluto. Di Andrea. E si presterà all'atterraggio. Ecco, sotto vento.
Eccolo, primo avvicinamento, eccolo qua. Andrea Bramante. Bel applauso Andre, grazie. Per la prima volta Vercelli, oggi di nuovo con noi.